in quanto che vediamo che i corridori sono già nella discesa che porta verso il traguardo. Vediamo il gruppo compatto, lo vedete sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, evidentemente l'attacco di Polidori è terminato proprio sull'ultima asperità della giornata. Assisteremo quindi a uno sprint a ranghi compatti. Vedete Zilioli che sta scattando sulla destra, ecco ormai i corridori che imboccano il rettilineo conclusivo, ci sono due uomini della Molteni in testa, ma è Confrancese che rimonta, no, Dancelli che batte Ghimar, poi vediamo Casalini, Ritter, Dancelli, ben coperto da Boifava, si è imposto in questo sprint, uno sprint particolarmente difficile perché il...